2020 il 36% delle imprese italiane non aveva un sito web e l'89% utilizzava solo i social network per promuovere la propria attività. Che voglia acquistare in negozio oppure no, il cliente parte sempre più spesso dall'informazione che trova online, attraverso i motori di ricerca e confrontando prezzi e recensioni. Se mentre cerca in rete intercetta un negozio che riporta online il prodotto desiderato, con buone recensioni e informazioni complete, è molto probabile che scelga proprio quel negozio per andare ad acquistare anche di persona, specie se il negozio si trova vicino a casa. Secondo Google, infatti, la ricerca di attività commerciali con le parole locale e vicino a me sta vivendo una crescita straordinaria, fino a 350 volte superiore rispetto a 10 anni fa. Per farsi trovare nel momento in cui un utente effettua una ricerca online, come prima cosa l'azienda può rivendicare la propria scheda di Google My Business. Per rientrare tra i primi risultati del motore di ricerca è anche importante avere un sito web. Sono due strategie complementari per utenti che si trovano in fasi di acquisto diverse. Le piattaforme social permettono una configurazione rapida, sono gratuite, ma danno una possibilità di controllo e di personalizzazione limitate. Un sito web invece è più complesso da creare, ma uno, è l'unica piattaforma che ti appartiene realmente. 2. Dà piena libertà su come e quando mostrare i contenuti. 3. Raggiunge un'ampia fascia di popolazione, tra cui gli anziani, oggi un grande pubblico. 4. È segno di solidità e autorevolezza per un'attività. Per approfondire l'argomento, cerca gli incontri sulla piattaforma digitale sotto casa, nella sezione eventi. Iscriviti, ti aspettiamo!